Un saluto a tutti gli amici di smartworld.it, questo che vedete davanti a voi è DJI Mavic Air che abbiamo già recensito, abbiamo già provato, non siamo qui per fare un'altra recensione, non lo rirecensiremo da capo, però insomma ho avuto l'opportunità, ho trovato un buono sconto e ho scelto di acquistare il Mavic Air Flamor Combo su GearBest. Flamor Combo è la versione con la scatolona, è una bella scatolona, con dentro più roba rispetto al solito Mavic Air e quindi, pur non rifacendo la recensione da capo, ho deciso che mi sembrava una buona idea fare un bel unboxing, vedere cosa c'è all'interno del DJI Mavic Air, in modo che appunto da informare un po' tutti, magari ci sono molti curiosi come me che dopo aver visto, provato il DJI Mavic Air hanno voluto spingersi oltre facendo magari l'acquisto della versione più grande. Questa è la confezione, come dicevo, molto grande, tre colori, l'ho preso bianco perché come al solito è quello che costa meno ed è quello che si trova più facilmente. Ecco qua, allora, all'interno della confezione abbiamo tre altre confezioni, iniziamo da questa, che così a occhio è la confezione che ci interessa di più, qui c'è un cartellino. Andiamo ad aprire il tutto, eccolo qua, DJI Mavic Air in colorazione bianca. Ovviamente l'abbiamo già provato, non staremo qui a rispiegarvi tutto, ci sono tutti gli adesivi che spiegano ogni cosa. Qua abbiamo il copri gimbal, vabbè, ormai lo stavo levando, lo lascio in posizione, tutti i vari sensori sotto, dietro, davanti, e poi ovviamente, come avrete sicuramente imparato anche dalla recensione, scusate, devo prima aprire questo, i vari bracci che si possono aprire per mettere in funzione il drone, mentre invece le eliche sono fisse, non si ripiegano come per esempio sul Mavic Pro. Quindi abbiamo il drone ovviamente nella Flamor Combo, andiamo a prendere questo che è la borsa per il trasporto, devo dire anche molto bella, veramente molto bella. Qui c'è, tra le altre cose, sembra esserci un'altra zip, in questo caso però è vuota, anche una tasca qui davanti. Vado ad aprire qui e abbiamo, allora, intanto il controller, che come saprete ha gli stick removibili, qui c'è un adesivo, gli stick sono qua sopra, quindi una volta che lo riponete non dovete più preoccuparvi che vengano danneggiati. Abbiamo poi un'altra scatola, vediamo cosa c'è all'interno, dei pezzi di ricambio, quindi abbiamo componenti, cavi, adattatore in questo caso USB, due confezioni da 4 eliche e i vari cavetti per connettere gli smartphone, questi sono adattatori, ci sono gli stick in più e adattatore e cavetti per collegare gli smartphone al controller. Posso anche farveli vedere, anche se questi sicuramente li conoscerete, quindi da micro USB abbiamo micro USB oppure Type-C, quindi per connettere qualsiasi tipo di smartphone, quindi eliche, cavi, dispositivo per far diventare la batteria sostanzialmente un power bank, e qua dentro ancora altra roba. Allora, abbiamo questo che è il caricabatterie con il connettore per la batteria, due porte USB, lo spinotto qua dall'altra parte, in questo caso l'abbiamo preso su GearBest, quindi con la presa cinese. Infiliamo la mano qua sotto perché abbiamo qua sostanzialmente quello che è un caricatore multiporta, quindi invece di connettere il caricatore alla singola batteria, voi connettete il caricatore al multiporta e poi fate scivolare, immagino, da qui l'imbranataggine, ma dovevo capire da che parte era girato, e poi appunto caricare tutte le batterie contemporaneamente, perché oltre a quella già installata nel drone, come vedete all'interno di questa confezione ce ne sono altre due. Abbiamo poi infine la parte forse meno interessante, ma
comunque indispensabile. Allora, questo indispensabile no, di indispensabile stavo parlando della manualistica. All'interno di questa stessa scatola però ci sono quattro paraeliche, quindi per chi vuole testare il volo indoor in modo sicuro, appunto abbiamo quattro paraeliche. Facciamo un po' un riassunto. Abbiamo quindi il drone con la sua custodietta, la custodia più grande con il controller, con due batterie aggiuntive, con il caricatore multibatteria, l'alimentatore, ovviamente tutti i cavi, degli stick aggiuntivi, questo che permette sostanzialmente di far diventare queste batterie dei power bank, quindi un accessorietto abbastanza utile, cavetti per collegarlo al computer, altre 8 eliche, i paraeliche che li ho già nominati e le batterie. Insomma, per un pacchetto che nel mio caso era venuto a costare un po' meno di 1100 euro, vi portate a casa sostanzialmente tutto quello che serve per controllare in modo molto agevole il vostro DJI Mavic Air e anche oltre. Per questo unboxing è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it.